Lorenzo, siamo in provincia di Latina, ho un giardino da 1800 metri quadri con tre zone in piano e dei passaggi con lievi pendenze. Ho un giardino diviso in quattro zone per ambrogio e ho un ambrogio L30 Elite S Plus. La mia prima esperienza con ambrogio è stata il 2011, quando con tutta la famiglia ci siamo detti di trovare un nuovo modo di tagliare l'erba. La conclusione è stata nel fare la prima versione di ambrogio, che era l'L200, per poi passare all'L30. Per tagliare questo giardino ci occorrevano dalle 3 alle 4 ore. Prima di ambrogio si doveva tagliare ogni settimana da marzo a novembre e a volte anche dicembre. Ambrogio lo faccio lavorare 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, tutti i giorni. Per la complicanza del giardino e di avere tante zone, lui si gestisce, avendo anche l'autoprogrammazione, si gestisce se la zona è tagliata, passa alla successiva e di conseguenza per tutto il giorno e per tutto il suo orario di lavoro. Ambrogio, secondo me, ha quattro vantaggi fondamentali, tra cui il tempo libero, il secondo avere il prato sempre pulito e in ordine, il terzo è non avere tutti quei sacchi di erba tagliata che avevi ogni volta che tagliavi il prato, e il fatto che lui taglia l'erba continuamente ogni giorno fa sì che mi autoconcima il prato tutti i giorni. Il rapporto qualità-prezzo di ambrogio è ottimo, perché il tempo libero che ti dà, la pulizia del prato, la pulizia degli spigoli, del bordo che ti dà lui, non te lo dà nessun altro strumento taglia erba. L'L30 ha molti vantaggi tecnologici, dai motori brushless alla parte elettronica sofisticata, tra i sensori urto e elettronici, tra la gestione delle zone con l'andatura sul filo in senso orario e antiorario, quindi si riesce a gestire le zone anche complesse, lo puoi far passare in corridoi e quindi farlo andare in giardini anche scomodi. Per tutti questi motivi io consiglierei Ambrogio sicuramente a tutti. Io e la mia famiglia siamo ormai troppo affezionati ad Ambrogio. Fino a che avremo un giardino non ne potremo mai fare a meno.